Beh, diciamo che evidentemente siamo in una situazione molto particolare, determinata dal fatto che le regole derivanti dagli accordi di Dublino sono allucinanti, sbagliate ed è grave non averle messe in discussione in questi anni, come paese, anzi averle subite o averle messe in discussione solo nell'ultimo periodo. Noi sviluppiamo interventi di accoglienza ai sensi di una convenzione che abbiamo realizzato con la prefettura. Quindi comunque il Ministero dell'Interno è assolutamente non solo consapevole, ma addirittura eroga le risorse riguardanti l'accoglienza e l'assistenza stessa. Quindi diciamo, posso semplicemente dire che tutto avviene nella totale trasparenza, nel totale rispetto delle regole. Certo è che siamo di fronte a una situazione molto contraddittoria, perché da una parte non vengono identificate per queste persone, nel rispetto per l'appunto dei terribili accordi di Dublino. Dall'altra, noi accogliamo a fronte di un accordo fatto tra noi e lo Stato. Io credo che si deve, visto che si è di fronte a un'emergenza di carattere umanitario, si deve sviluppare l'accoglienza e l'assistenza, senza, diciamo, remore e senza trovare in Dublino la scusa per non farlo. Ma dal punto di vista politico, il governo deve insistere con molta più determinazione in Europa proprio per mettere in discussione quel quadro di intese che determina una situazione tanto ibrida. Beh, nei fatti abbiamo realizzato una sorta di oasi umanitaria a Milano e lo dico consapevole del fatto che non è facile, non è stato facile, consapevole del fatto che siamo arrivati sin qui grazie alla decisione, alla determinazione dell'amministrazione comunale a partire dal sindaco e ancora di più grazie al fatto che il comune non è stato solo e non è solo. Lavoriamo col terzo settore, che selezioniamo attraverso procedure, diciamo, ad evidenza pubblica, attraverso una relazione, lavoriamo poi d'intesa con la Caritas e lavoriamo con tantissimi cittadini volontari che ci danno una mano, altrimenti non ce la faremmo. Noi attraverso la nostra convenzione sviluppiamo un intervento che costa allo Stato 35 euro al giorno per ogni transitante. Questo vuol dire che attraverso questo costo il terzo settore convenzionato, che è gestore delle strutture dell'accoglienza, provvede a intervenire per quello che riguarda le proprie spese. A tutto ciò poi si aggiunge il fatto che c'è comunque personale del comune messo a disposizione e strutture del comune messe a disposizione, quindi noi abbiamo comunque un impegno indiretto significativo, importante. Io credo che in questo paese noi abbiamo bisogno di farci un discorso di verità, e cioè che siamo di fronte a flussi ineluttabili. E quindi il tema non è quanto ciascuno cerca di buttare i profughi nel territorio del vicino, quanto al contrario ci responsabilizziamo di più tutti, perché altrimenti se non si fa così, ciò che si verifica è la situazione di questi anni, cioè un enorme lavoro di Lampedusa a dei livelli addirittura pazzeschi, un grande lavoro di alcune città del Mezzogiorno, un grande lavoro di alcune grandi città, tra cui Milano, e intere parti di paese che fanno finta di non doversi fare carico dell'emergenza umanitaria. Poi mi viene quasi da sorridere quando vedo comuni, anche medi, dove magari si sviluppano polemiche per 30 profughi. Noi ne abbiamo assistiti sin qua più di 71.000 in 20 mesi e ogni notte dormono da noi circa 1.000 persone, tra l'altro sin qui senza enormi conflitti sul territorio, anche in ragione del fatto che ad esempio abbiamo evitato di utilizzare gli alberghi o che sviluppiamo interventi che coinvolgono i quartieri a rotazione, cioè cerchiamo di non gravare sempre solo negli stessi luoghi. Beh, questo dato io credo che vada letto con attenzione, perché siamo sotto quota a livello lombardo sui richiedenti asilo, cioè su quelli che fanno richiesta e vengono inviati dal Viminale. Ma grazie al numero dei transitanti, cioè quelli che non fanno richiesta d'asilo, accolti a Milano, siamo abbondantemente oltre il lavoro di grandissima parte delle regioni italiane. Il problema è che è Milano, non è la Lombardia. Quindi c'hai alcuni comuni lombardi,
che non hanno fatto proprio niente, con la regione che li ha nei fatti coperti per evidenti questioni politiche di propaganda leghista. Milano ed altri comuni che hanno fatto un gran lavoro, e questo genera, diciamo, una situazione numerica un po' particolare. Secondo me il problema non è quello di aumentare la quantità totale per la Lombardia, ma il tema è ridistribuirli di più e meglio in Lombardia. Senza toccare il numero attuale. Non è questo, io credo, l'aspetto più rilevante. La questione è che varie città devono essere coinvolte maggiormente. Cioè, noi non è che qua siamo, non siamo né la Croce Rossa Internazionale né dei Santi. Se l'abbiamo fatto noi, penso che possano farlo anche altri. No, io credo che a Milano le istituzioni locali hanno lavorato bene insieme, affrontando insieme in modo significativo tutti i momenti di grande crisi e difficoltà. Il nostro problema non è col prefetto, ma è col Ministero dell'Interno, anzi mi viene da dire col Ministro dell'Interno, che fatica a riconoscere il lavoro fatto dalla città di Milano, io credo per calcolo politico, perché non vuol far vedere che a Milano abbiamo risolto problemi che altrove non si è stati in grado di risolvere. Ma se Pisapia facesse così? Cioè, se noi decidessimo domattina di buttare fuori i 1000 che abbiamo nelle nostre strutture, magari di farli allontanare dalla città di Milano, li avremmo magari verso i sindaci leghisti di qualche città lombarda e veneta. È troppo facile. Cioè, il tema è che è troppo facile dire di no e lasciare che sia sempre qualcun altro a risolvere i problemi. Invece il punto è proprio insieme, in una grande logica di corresponsabilizzazione, organizzare l'accoglienza. Questo poi domanda al governo di darsi una mossa per affrontarla in maniera differente nel paese. Ho letto proprio oggi sul giornale, che l'avevo sentito anche sabato scorso all'Assemblea Nazionale del mio partito, del PD, che Renzi dice: cambiamo il modello nazionale di accoglienza. Alleluia, io dico. Cioè, dico alleluia, perché noi in questi mesi tantissime volte dal governo romano ci siamo sentiti assolutamente lasciati soli. Io credo si debbano muovere assieme alcuni ingranaggi. Allora, penso che innanzitutto in Europa sia stato commesso un enorme errore. Noi dovevamo porre la questione dell'immigrazione mentre facevamo i presidenti del semestre. Invece abbiamo lasciato passare quei 6 mesi. Abbiamo posto la questione di nuove politiche sull'immigrazione in maniera decisa, in maniera forte, come si sta facendo adesso, solo dopo l'ultima tragedia nel Mediterraneo. Questo è stato uno sbaglio, si doveva fare prima. Però adesso si deve insistere, si è iniziato a farlo, si va avanti. Non si aspetti un'altra tragedia e non siano, diciamo così, le tragedie a determinare l'intensità con la quale si pone la questione dell'immigrazione, delle nuove regole a livello continentale. Quindi prima cosa questa. Seconda cosa, ci sono degli strumenti, come l'articolo 20 del testo unico sull'immigrazione, che permetterebbero all'Italia unilateralmente di riconoscere dei permessi temporanei a persone che si trovano in una situazione di crisi. Noi chiediamo quello, come chiediamo l'applicazione di una direttiva del 2001 a livello europeo. Da tempo il governo mi pare fatichi a entrare in quest'ottica. Si faccia, perché alcune volte possiamo essere anche noi che forziamo in Europa, non solo l'Europa che vedi Reggio Emilia, che vedi Ventimiglia forza nei nostri confronti. In quest'ottica abbiamo bisogno assolutamente di un quadro convincente di azioni condivise con grande, diciamo, unità a livello governativo e con grande determinazione. In Italia dobbiamo poi riorganizzare totalmente il sistema e dobbiamo, io credo, anche capire se fuori dall'Italia possiamo sperimentare diciamo, luoghi di accoglienza e di smistamento anche al di là del Mediterraneo. Su questo io sinceramente non butterei via la proposta di fare dei campi dove si può fare, in Tunisia, in Libia, se ci sono le condizioni. Diciamo, è una pista che cercherei di perseguire. Poi l'Italia si accorga che c'è il tema dei transitanti. Beh, vediamo se si riesce a realizzare un intervento simile in alcune regioni libiche o in Tunisia. Proviamoci. Io la cosa, diciamo, non faccio finta di essere un esperto di politica internazionale, dico tentiamo, non buttiamola via come strada. Poi il governo si renda conto
e accetti il fatto che esistono i transitanti, perché per mesi si è fatto finta della loro non esistenza, tant'è vero che nelle statistiche si fa solo riferimento a quelli che richiedono asilo, che sono una parte, non sono il tutto del problema e della questione.